mi fa piacere ritrovarvi sul canale. Io sono Flavia, canto, scrivo canzoni, faccio cose e ho un'inquietante ossessione per i pois. No, non è inquietante, adoro i pois, ne vado fiera. Vado fiera anche di questo vestito. Allora ragazzi, stasera io mi dovevo esibire a Faccio Cose e il video doveva essere il vlog, il video che esce domani, che è martedì. Doveva essere il vlog di me che mi esibivo a Faccio Cose, ma appena sono salita sul pulmino dello studentato, noi abbiamo un servizio trasporto per gli studenti che hanno patologie, io anche se sono in grado di andare in giro da sola, ogni tanto quando il posto è troppo lontano e potrei comunque perdermi a causa della mia patologia visiva, lo uso. Beh, spiegazione, perché se no dici il pulmino, quale pulmino? Niente, salgo su questo pulmino, comincia a diluviare e dopo qualche, tipo un quarto d'ora, era un po' distante il posto appunto, dicevo, vedo che non smette e mando un messaggio su Instagram: ma l'evento si tiene? E loro mi dicono: stiamo aspettando. Va bene, arrivo letteralmente lì. Ah, l'evento era in un parco all'aperto, scusate, ho dimenticato di specificare anche questo, scusate, ma sono un attimino frastornata da tutta questa serie di sfortuna di eventi. Niente, arrivo lì e neanche mi dicono, tra l'altro, vedo la storia su Instagram: l'evento è annullato, ci dispiace, ciao. E niente, dico ai ragazzi del pulmino: perdonatemi, come siamo arrivati così mi dovreste riportare indietro, per favore, grazie. E quindi sono arrivata a casa e poc'anzi, qualche minuto fa. Ah, tra l'altro, mentre stavo sul pulmino, tipo 10-15 minuti dopo che stavamo rifacendo la tratta verso casa, ha smesso di piovere. Ma comunque l'evento non si sarebbe potuto fare, hanno già fatto stabilito un'altra data, che è il 27 giugno, se siete a Roma e ci volete essere, al 68 Village. Ci salutiamo, ci abbracciamo, miei amati Pokémon di iscritti che non siete altro. E niente, quindi comunque non si sarebbe potuto fare anche se ha smesso di piovere, perché era pieno d'acqua, quello è un parco, cioè per strada era mezzo allagato. E quindi niente, io volevo solo, ho detto adesso che faccio, però li lascio senza video, sono le 8 di sera, allora ho detto gli racconto un attimino questa storia. Ma non sono le 8, sono le 7 e mezzo. Alle 8 e mezzo dovrei andare a cena con degli amici, perché ha smesso di piovere, gli amici che dovevano venire a sentirmi hanno detto: visto che comunque ha smesso, facciamo comunque qualcosa, usciamo in un luogo al chiuso. E quindi dovremmo andare a cena, se non riprende a piovere, perché il meteo diceva che continuava, cioè che riprendeva a piovere, quindi adesso vediamo anche questo. E niente ragazzi, forse dovrei ascoltare l'universo e smettere di suonare, che ogni volta che devo suonare piove. No. E niente ragazzuoli, scrivetemi nel video, nei commenti, come state, spero che siate tutti bene. Io sono mezza esaurita, sto chiusa in casa, sto preparando 18-14 esami che dovrò dare nelle prossime 2 settimane e vi farò man mano sapere come sono andati, non escludo qualche salto di video. Ecco, tipo giovedì ho un esame, non so se ce la faccio a registrare il video per venerdì in questi 3 giorni. Vediamo, può essere, vedo di ritagliarmi qualcosa. Vi ringrazio per aver guardato questo piccolo story time delirante. Se vi va, iscrivetevi al canale, commentate, lasciate un like, attivate la campanella delle notifiche e ascoltate la mia canzone Slegami, che troverete qui da qualche parte. Ciao!